Buongiorno a tutti, oggi parlerò del mio lavoro, o meglio, farò una recensione di un oggetto del mio lavoro. Questo obiettivo, piccolo compatto, col paraluce rivoltato, che adesso vi mostro come appunto si può regolare, è un gioiellino. Perché lo definisco un gioiellino? Perché nella gamma degli obiettivi della Canon, che io possiedo e molti miei colleghi professionisti come me possiedono, vanno di moda il 24-105, fuoco, che appunto è un obiettivo L, cioè lenti trattate alla fluorite, il 100-400, il 75-300, il 300-28, il 100 macro, insomma, tutte ottiche che sono costosissime, vanno da 1000 euro in su, addirittura alcuni 3000, 4000, via discorrendo. Questo obiettivo che è un EFS, quindi può essere montato, lo ribadisco per chi non lo sapesse, soltanto sulle APS-C, cioè le fotocamere che hanno un croppaggio di 1,6x dal sensore, quindi non va sulle full format, ripeto, questo obiettivo non va sulle full format, è un 10-18. Che cos'è un 10-18? È un'ottica ideale, perfetta per i paesaggi, perché comprende le più belle, le più importanti ottiche grandangolari che ci siano. 10-18 montato su una APS-C in realtà è un 16 come minima distanza, 18 poi lo moltiplicate per 1,6 e fa circa 38. Quindi il discorso qual è? Il discorso è che voi avete un'ottica che vi permette di avere gli orizzonti ampliati ogni volta che vi recate in un luogo dove ci sono immagini di un certo impatto visivo, un lago canadese, un bosco della Finlandia, piuttosto che magari il castello di Neuschwanstein in Germania, magari dovete andare nella piazza di Miracoli a Pisa, oppure andate a vedere le Champs-Élysées, Montmartre, Notre Dame, insomma, quando voi avete delle strutture molto, molto, molto grandi davanti a voi, oppure avete un teatro naturale che merita di essere ampliato, di essere visto a larghi orizzonti, vi ci vuole un'ottica grandangolare. Perché ho detto che è un gioiellino? Ho detto che è un gioiellino perché è testato sul campo, questo obiettivo, di cui vi mostro anche la lente frontale, dà dei risultati che sono pazzeschi. Se voi andate a leggere le recensioni dei fruitori, degli utenti che lo hanno comprato, che lo utilizzano, sono tutti entusiasti, perché da un obiettivo che costa intorno ai 250 euro, a seconda di dove lo comprate, Amazon lo mette spesso in offerta 230, 240, se vi può interessare, escluso il paraluce perché va comprato a parte, il paraluce originale Canon, vedete, va comprato a parte, adesso io lo spacco subito, okay, e si monta così, no? Perché il paraluce si smonta e poi si monta così, vedete? Questa è la guisa in cui lo vedete montato sulla fotocamera. Vedete che anche quando fa la zoomata non si muove, perché è chiaro, perché il range di zoom da 10 a 18 praticamente è impercettibile. Addirittura quando voi lo metterete sulla vostra fotocamera non vi accorgerete neanche della messa a fuoco, perché è talmente veloce che non ve ne accorgerete neanche. Un'altra grande peculiarità di questo splendido oggetto è che è anche stabilizzato. Cioè, possiede un motorino interno che stabilizza l'immagine. Quindi se voi avete bisogno di un tempo lento per un qualsiasi motivo, per fare un senso del movimento, perché non c'è sufficientemente luce per scattare con tempi veloci, con un 250esimo, un 500esimo, un 1000esimo e via discorrendo, avete lo stabilizzatore che vi fa guadagnare almeno un tempo. Non so, se avete impostato un 60esimo, avete la percezione del movimento come se aveste fatto un 60esimo e così via, insomma, no? A salire, come si suol dire. Quindi, signori, questo 10-18 della Canon, fuoco 4-5-5-6, cioè la massima apertura è 4-5 a 10 e 5-6 nelle ottiche successive, quindi 18 non sarà mai 4-5 ma sarà sempre 5-6, voi direte è molto chiuso, però sapete benissimo che la paesaggistica soprattutto si fa con molta profondità di campo, si fa con appunto diaframmi piuttosto chiusi, anche perché un paesaggio, se voi lo state fotografando, si presume che non ci sia una pioggia torrenziale, non ci sia buio, e via discorrendo. Se lo usate di notte, ovviamente questo obiettivo potrebbe avere dei limiti oggettivi, ci sono altre ottiche per questo tipo di utilizzo, ma se voi dovete utilizzarlo in natura o appunto per architettonica, per ritrarre paesaggi, monumenti o situazioni, o perché no, cerimonie, i gruppi di famiglia, nonno, nonna, zio, cugini, parenti, tutti insieme 20 nella stessa foto, questo ve li prende, perché ha un ampio largo, ha un ampio raggio di, diciamo, di panoramica. Signori, questo è quanto. Canon ci ha stupito, un oggettino che se uno lo vede come prezzo e come dimensioni sembra un giocattolino, invece montato sulle fotocamere APS-C fa la sua porca figura, anzi fa delle foto splendide. Dedico questo video alla mia carissima amica, nonché collega, Alessandra Pelus, che
che è stata una delle prime a testarlo ed è stata proprio lei che mi ha consigliato questo obiettivo. Grazie Alessandra, perché questo obiettivo è veramente un grande acquisto. Ciao a tutti!